Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi siamo a casa. Aspetta, perché ma stanotte è stata male con i mal d'orecchio, un po' di febbre, siamo rimasti tutti a casa. Allora, mamma con il look nuovo, però stai bene così, Riccia. Sta bene, sì, mi piace. Allora, vediamo mamma cosa ha portato. Allora, si chiama Emma. Bello, hai visto mo com'è bello? Bello è. Ancora più bello, però non c'è. Oh, questo è bello pure. Tutti e due belli. E poi, ma che cos'è qua questa? Ho comprato i paninetti. Buonissimi. Amore, ce lo fa a fare lui. Va bene, nel frattempo. Ah, io gli ho regalato questa ad Emma. Ti è piaciuto il poppetto? Vabbè. Ecco qua, poppetto. E nel frattempo io abbiamo messo a fare pasta e patate alla napoletana. Vabbè, la napoletana, io non è che so cucinare, però tentiamo, tentiamo. Vediamo cosa ne esce. Allora, buon pomeriggio, mi è arrivato un pacchettino, un regalo per Emma che ho acquistato su Amazon tramite un'amica. Praticamente ha realizzato questo libro lei con il marito. E io ho avuto piacere di acquistarlo, l'ho pagato pochissimo. Siamo pronti? Olè, guardate quanto è bello! È un libro da colorare con tutti gli unicorni. Guardate qua che bello! L'ho pagato solo 6 euro. È per bambine di età dai 4 agli 8 anni. C'è scritto qui ed è carinissimo. Mamma, quanto è bellino dentro, guardate qui quanto è bellino. C'è scritto questo libro da colorare appartiene a, e poi bisogna mettere il nome. Adesso giro la videocamera e ve lo faccio vedere meglio, qualcosina. Allora, eccolo qua, questo è il libro, guardate quanto è bello. Questa è la copertina. E poi sfogliamo. Mamma, guardate quanti bellissimi unicorni, adesso che lo vede Emma. Beh, andiamoglielo a portare che sta di là. Dovete sapere che Emma non sta tanto bene, il mal d'orecchio e l'influenza. Ma mamma, allora Emma, oggi tu sei malaticcia, ma è arrivato un pacchettino per te. Sei pronta? Una sorpresina. Hai visto com'è bello? Ti piace? Con tutti gli unicorni. È da colorare, sì. Ti piace? Che c'è, Brando? Che c'è? Ti piace, amore? È stupendo, vero? Comunque, non so se ve l'ho già detto, ma vi lascio il link qui sotto del libro se lo volete acquistare. A me è piaciuto tantissimo, infatti sta colorando. E niente, io sto qui in attesa. Cioè, nel senso, non posso uscire anche perché... A parte che il tempo è bruttissimo... Ma con Emma così, col mal d'orecchi, non usciamo. Oggi avevo ad ansia, ma ho già avvisato che non andrà. Domani mattina però vado a farmi le unghie. Ho una blu per la tinta, però vabbè. Allora, oggi giornata in casa. Oh! Apri, che hanno portato i nonni, vedi? Auguri! Una per grande. Oh, ti piace? Ti piace? Ma togli quelle etichette che mo si nervosisce. No, Brando. Non le va. Io toglio questo. Ah, i boni. È bella, che strano. È bella, sì, 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 bella. Mamma, no. Sì. C'è una tavoletta però per giocare. Buongiorno, come va? Sono un paio di giorni che non registro video. Emma non è stata tanto bene col mal d'orecchio. Io ora sono scesa, ho portato Brando all'asilo, io ho comprato dei regalini e ora sto salendo a casa perché ora la tengo ancora un po' a casa oggi e domani e poi vediamo come sta. Per il resto tutto bene, quindi tutto a posto. Buongiorno, come ti senti? Bene. Ti senti bene? Ti ho portato un pensierino. Vedi che bella col poppit? Non ti piace? Molto bella, vero? Questi invece si colorano e poi li puoi appendere sull'albero, vedi? Oppure per casa, dove vuoi. Sono carini? Sì. Mm-mm.
Allora, ultimo pranzo insieme, mamma? No, no, nel senso che poi parti, ah, poi torni, okay. Buongiorno a tutti. Allora, ma se tutti stanno chiedendo se tornerai, tornerai o non tornerai? Non lo so ancora. Ma domani parte. Vediamo, domani parto. Poi si vedrà, non lo so, lo scopriremo. Comunque stiamo mangiando, abbiamo fatto la piadina a coppetta, con insalata, un poco di cosine buone, la signorina Ris... non c'è più lì. Emma, ciao, come ti senti? Bene. Bene. Brando, Brando quando torna dall'asilo mangia di nuovo per la seconda volta. Beh, buon appetito. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell. Yeah? Mi piace, più carino. Jingle bell, jingle bell, jingle, jingle bell, jingle bell. Allora, Emma, cos'è arrivato? Tutti i pacchettini del calendario dell'avvento, tutti i pacchettini, domani si inizia l'avvento, domani si inizia l'avvento, sei contenta? Sono malata, piccolina. Piccolina con la febbre alta, e oggi che cos'è? L'onomastico del nonno, è vero? Dobbiamo aprire i dolcetti? Sì, li ha fatti. Stava prima, stava tutta battuta, poi dopo ho detto mamma vado a fare gli auguri a noi. Allora, sta prendo. Brando, che c'è? Vuoi mangiare questo? Aspetta. Wow! Auguri nonno! Auguri! Questo con la mandorla, questo mi piace. Un poco al nonno, un poco al nonno. Ah, bravo! Teniamo Anna che sale, che dobbiamo aprire lo spumante. Ma non devo mettere nella porta, fa corrente. Arriva? Teniamo. No, penso di fare un modo bravo. Oh, sì. Attendiamo. 10, 9, 8, 1. Ma domani a chi cavi ci fanno le cose? Ah, può! Ma lo sa fare? Non lo so, non ha mai fatto. Lei ci fa le cose più piccine. Ci fa le cose più piccine. Aspetta, zitta, zitta. Che sciapo. Che stiamo facendo? No! È mattina. Ma che cavolo? E ti muovi? Tre orecchie! Non esce! Allora, auguri! Vuoi su sudare? Mamma, e lo spumante? Ah, lo spumante, ok. Metti lo spumante. Bicchiere, un altro bicchiere che sta proprio. E uno. Vergognati. Se va a dire, dai. Vai, ma metti questo. Ma metto uno. E ma è l'ultimo giorno, poi. Allora, auguri! Vai, brindiamo alla salute, auguri! Prendi, fa brindare, fa brindare con questo. Sono per me. Guarda, zia che è arrivata là. Questi sono tutti per me. Belli, eh? Belli. Buongiorno, allora, da quando ho registrato questo vlog lunghissimo sono passati un po' di giorni. È iniziato il dicembre. Oggi è 3 dicembre, è iniziato l'avvento, anzi a questo proposito vi voglio dire che trovate tutti i video sul secondo canale dello spacchettamento del calendario dell'avvento, quindi trovate delle piccole clip, lì lo sapete che sto caricando tutti i video, quelli piccolini, li trovate anche su TikTok, anche su Instagram, quindi se volete vedere l'avvento, quindi lo spacchettamento del calendario dell'avvento, metto lì i video, anche perché non riuscirei a stare al passo col tempo con i vlog, è impossibile. Mamma è partita, tutto bene, dovrebbe ritornare, ma questo lo scopriremo più avanti. Emma sta meglio, sta facendo una cura antibiotica perché aveva iniziato con mal d'orecchio, ma poi febbre alta, è stata malissimo e quindi sono state giornate un po' brutte col vomito, insomma ho avuto una febbre un po' pesantuccia, ora sta meglio, però domani, oggi è domenica, domani non credo che la mando a scuola ancora, voglio aspettare un attimino e valutare. Nulla, questo è tutto, io chiudo qua questo lungo vlog, lungo perché l'ho trascinato un po' nei giorni e io non amo fare questa cosa perché a me piace iniziare e finirlo.
Però è anche vero che sono stata dietro ad Emma e non... Ah, le unghie forse non ve le ho fatte neanche vedere. L'ho dovute fare corte e semplici perché la mia base era molto rovinata. Questa estetista è bravissima, veramente in gamba, brava, ha una tecnica stupenda. Come sapete io sono appassionata di unghie, dimmi amore. E quindi ho visto che... Ma c'ho l'occhio tutto nero, mi sbaglio? Sì, allora mi vado a passare la salvietta. E sapete che sono appassionata perché sono anni, se vedete i miei primi video avevo delle unghie lunghissime che facevo da sola, poi ho smesso perché il tempo è quello che è. Comunque brava brava, fa tutti i passaggi perfetti, si vede che è proprio la sua passione. Spero che un giorno anch'io riuscirò a fare questo benedetto corso, dopo la patente per dire mai, però qua i soldi, che ci vogliono veramente tanti soldi per fare un corso da onicotecnica, e quindi per me per ora non credo che sia così, diciamo, facile, però è il mio sogno. Spero che riuscirò un giorno a diventare onicotecnica. Me lo riesco, me lo abbino questo, mi piace. Vabbè, chiudo, stringo, tanto ora apro un altro vlog e continuate a seguirci. Vi mando un bacio e al prossimo video. Muah.